Non so quanto mi sentirete perché il mare è veramente rumoroso, è giusto così. Volevo giusto registrare un piccolo video qui su un'isola deserta in mezzo al Pacifico. Non sto sussurrando perché sennò non si intriste. Anche se adesso riuscite bene a sentire tutto questo, spero comunque vi faccia piacere e vi darò un video da qui perché me l'avete richiesto in tantissimo. Oggi in realtà c'era proprio sto pioggia, invece l'unico giorno soleggiato. Mi è scoperto che non sono in Italia, il meteo fa schifo. Allora, per voi oggi avevo il tappic su un noce di cocco, ma non la vedete adesso. Vedere. Penso sia abbastanza vecchia. Spiego un attimo dove sono. Sono in un'isola chiamata Lang Tega, penso. È una delle tre isole principali delle isole Perhentian nel Pacifico, che in realtà è proprio l'inizio pacifico tra l'Indiano e il Pacifico. E sono delle isole della Malesia, sono
Si è tombato molte ore d'aereo, ne abbiamo preso l'aereo dall'Italia a Dubai, Dubai Kuala Lumpur, che è la capitale, e poi noi abbiamo fatto un altro step, quindi poi siamo andati per altri mezzi, però per raggiungere direttamente questo si può andare a prendere l'aereo da Kuala Lumpur a Kota Bari e poi pullman, finale per pullman e poi Bari. Però secondo me l'alternativa è relativamente low cost per un posto esotico. Ok, adesso direi che cambio inquadratura e faccio un po' di sole, perché qui non so quanto si possa fare, volevo solo far vedere, però questa non so quanto vedrete. Questo è un pezzo di bambino morto e ci sono anche un sacco di pesci. Avrei potuto tantissimo farvi un video sott'acqua, mi sarà attraverso un cane appena messa in acqua, perché si è aperta la protezione per mettere sott'acqua. Mi dispiace un pochino, ma è stato bello perché ieri abbiamo visto, abbiamo fatto snorkeling, una barca affondata e sotto c'era di tutto. Mi sento di piccolino.